Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che saluto e ringrazio. Peraltro Pietro, oggi è una grande occasione qui da me. Buongiorno. Buongiorno caro Pietro, è una grande occasione. Dimmi. Secondo me è il giorno in cui puoi dire che non rifaresti mai più il titolo di libro su una patata bollente. Così chiudiamo la vicenda per sempre. Beh, quella era una critica politica, mica è una critica estetica. Insomma, patata, non era perché una critica politica? Estetica, era una critica politica. Ha perso la grande occasione. Perché era... L'ho spiegato in tutti i modi. Non ho perso una grande occasione. Non era una critica fisica. Non era certo una critica fisica. Non era una critica all'aspetto fisico della Raggi, che non abbiamo mai criticato, peraltro. Cioè, rifaresti o no? Che tutti quelli che avete avuto la condanna. Compagni di partito... Ah beh, grazie. Se mi dici alla luce della condanna non lo rifarei, ma io lo difendo giornalisticamente. Erano i suoi compagni di partito che dicevano come mai questa qui si è fatta fare due polizze vita dall'uomo che poi ha fatto come assessore, al quale telefonava sul tetto del Quirinale. È la fotografia di uno scandalo che è nato internamente ai 5 Stelle. E io mi ritengo vittima di un'ondata, secondo me, moralistica, che ha travolto il giornalismo. Secondo me è molto più grave. Mi sembra Fornero è titolare strage di Stato. Abilita. Scusami, Mirta, è molto più grave. Allora stia zitta, se non ha parole. Perché io sto parlando. È molto più grave, secondo me, strage di Stato. Perché lei è una professoressa di educazione, ma per favore. Per favore. Vedi, non bisognerebbe mai offrire a qualcuno la possibilità di rimediare una brutta figura. È vero, non bisogna dare la parola a chi la pensa diversamente. Ma scusatemi, io vengo qui processato per il titolo di 2 anni fa, di 6 anni fa. È un titolo politico. Che è una critica politica. Vogliamo.